Benvenuti in questa parte di Ori and the Blind Forest, il mio let's play walkthrough registrato da PC in 4K a 60 fps. Questa era Definitive Edition e eravamo proprio qui nelle rovine abbandonate mentre stavamo trasportando questa luce imbrigliata dell'albero sacro che avevano imbrigliato i Gumon, che abbiamo scoperto essere una civiltà tecnologicamente avanzata, che erano anche in grado di creare queste incredibili strutture, che però purtroppo sono state ormai... ormai sono cadute in rovina. Ora, questa è una parte in cui tantissimi giocatori si sono bloccati, e ammetto anche io, durante il mio primo walkthrough, non riuscivo a capire come superare questa parte, perché vedete qui si salta così... Qui stessa cosa, ma non salto, altrimenti morirei. E qui di nuovo. Come andare dall'altra parte? Ecco, la cosa è semplicissima in realtà. Così. E bisogna scendere ancora. Hop. E si prende così l'altra chiave di volta. Poi si torna. Ecco, è un po' ostico da fare per via dei comandi sempre tutti invertiti. Però ci si riesce. Ecco qua, prendiamo dell'energia, della preziosissima energia per poter salvare. E qui possiamo anche inserire il frammento di mappa di pietra. Per poter sbloccare completamente la mappa delle rovine abbandonate. Vedete che c'è ancora molto da esplorare. Però una buona notizia è che... qui vicino, e esattamente qui, c'è un pozzo dello spirito. In cui possiamo salvare e ripristinarci soprattutto la vita e gli HP. Ed ora si continua. Riprendiamo la nostra luce, senza la quale non potremmo camminare su queste parti roventi delle rovine. Eliminiamo tutti i nemici. Ecco qua. Lì c'è un altro nemico da eliminare. È andato troppo in alto per ora. Eccolo che ritorna in range. E qui altri cubi, ma con una difficoltà aumentata. Dovremmo prendere il tempo per non essere colpiti dai laser. Ecco qua. E qui invece dovremo... passare attraverso tutta questa parte ed arrivare in fondo. Ecco, qui sarà tosta. Anche qui bisogna prendere il tempo al laser. Un colpo di questo laser e verremo one-shottati, quindi bisogna stare attenti. Qui bisogna poi essere veloci. Appena il laser va giù, andare subito dall'altra parte. Esattamente. In questo modo. Guarda che mostro quello. Ecco qua. Attenti a non farvi colpire dal laser. Sarebbe una pessima morte. Aia. Io qui salvo. Per sicurezza. Bene. Ora bisognerà... ci conviene lasciare andare la sfera qui e fare un doppio salto per raggiungere questa parte e prendere di nuovo dell'esperienza e tornare dall'altra parte ancora con un doppio salto. Poi scendere planando con calma per poter vedere anche quello che c'è qui intorno e così facendo torniamo qui dove avevamo posizionato la mappa di pietra. Ma ora possiamo anche continuare. Aia, dannato ragno. Il modo migliore per batterli questi è rispedirli contro i loro stessi proiettili. Bisogna anche prevedere un minimo il dondolio che faranno. E noi abbiamo 4 chiavi di volta ora. Possiamo proseguire.
Fortunatamente non ci sono più stati rallentamenti. Un filmato. Abbiamo visto Gumon che ha trovato le rovine aperte. Ricordiamoci che lui prima non poteva entrarci, perché erano sigillate dal sigillo Gumon. Questo tempio deve aver alimentato tutto quello che avevano costruito. Guardalo ora, guarda quello che ha fatto. Ha riacceso tutte le luci azzurre, ma Gumon ha scoperto la tragica sorte del suo popolo. Mi chiedo se Gumo sappia cosa è successo. Spero ci possa perdonare per il fatto che noi siamo in vita mentre loro se ne sono andati. Salviamo di nuovo. Vedete, questo qui è safe. Anche questo è safe. Però da qui non si va da nessuna parte. A meno che si voglia scendere di sotto, che dovrebbe esserci forse un passaggio segreto. Però non voglio rischiare. Quindi andiamo da questa parte. Qui sopra si potrebbe salire. E qui si va avanti. Quindi voglio vedere cosa c'è dall'altra parte, perché non ricordo di preciso. Lì avremmo il tempo per passare, eh? Qui. Esattamente. C'è un passaggio lì che potremmo prendere. Qui non dovrebbero colpirci, esattamente. Questo lo attiviamo, sbloccando il passaggio da quella parte. Io qui salvo di nuovo, posso salvare? Allora, qui non posso salvare. Ma ho visto che qui, sì, esattamente, quindi lo faccio. Alla faccia di Ori. No, qui mi prende, speravo di essere salvo, aggrappato a quella piccola roccia. Di nuovo? Ok, allora ci conviene aspettare che il raggio laser passi. Ecco, esatto, così. Hop. E sì, passa da questa parte. Vediamo cosa c'è di qua. Dovrebbe esserci un segreto. Dobbiamo andare da questa parte. Ora io qui non ricordo di preciso. Calma, eh. Possiamo ovviamente aspettare che i raggi finiscano. Ho preso un bel po' di esperienza qua. Ecco cosa c'era. Ora però bisogna tornare su. Senza morire. Mi conviene salvare qui. E conviene anche spostarsi sull'altro lato qua. Ecco, diventa molto più facile. Ora però qui è un problema. Come si potrà passare dall'altra parte? Forse così. E poi planando, prendendo il tempo al raggio e tornando qua. Dove potremo salvare di nuovo? Ecco fatto. No, dai, ero sopra però lì. Ma ancora? Ma sopra non sei salvo? Oh, ok. La fretta. Di nuovo la fretta. Tutto bene. Ok. Mettiamoci qui che siamo safe. Esattamente. No. Niente. Questa parte che dovrebbe essere una cavolata. Ci sto impiegando 3000 anni a farla. Ok, lasciamo passare anche questo raggio. Olè. E siamo qua, salviamo di nuovo.
Perché ora, ragazzi, arriva un'altra sezione incredibile, un'altra sezione in cui io starò zitto per farvi vedere sia il gameplay e farvi ascoltare anche la musica. Avete già capito, se avete visto la serie, di cosa si tratterà. L'elemento dei venti ci attende nel cuore di questo luogo. Queste rovine sono tutto ciò che rimane dei Gumon e ci ricordano il loro destino. Dopo aver perso i suoi cari, Gumo è l'ultimo del suo popolo. Ori, dobbiamo riportare la luce per Nibel e in memoria dei Gumon. Ripristiniamo l'elemento dei venti. Commosso dalle loro parole, decise di agire. Lui capisce che quella significa vita, quella sfera. Aveva ridato vita alle rovine dei Gumon. E se la porta via. Siamo finiti nel nido di Kuro. Proprio così.
partita salvata. E dopo aver scoperto, grazie a questo flashback, cosa successe davvero in quella fatidica notte, quando l'albero, per chiamare Ori, uccise i cuccioli di... i pulcini, per meglio dire, di Kuro, poiché loro sono creature della notte, quindi la luce li danneggia. E possiamo supporre che Kuro, essendo un organismo adulto, sia quasi immune da questa cosa, mentre i piccoli, i pulcini, ne abbiano sofferto invece molto di più. Bene, detto ciò, ora che abbiamo scoperto anche il perché Kuro ce l'abbia con la luce dell'albero dello spirito e anche con noi che siamo la progenie dell'albero dello spirito, il video può finire qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.